La band di origine salentina, Nidi Darak, fondata a Roma fine anni 90 da Alessandro Coppola, taglia l'importante traguardo dei 25 anni e celebra questa ricorrenza con un nuovo album d'eccezione, 1919, un'antologia di 9 brani che hanno fatto la storia di questo gruppo, noto per essere tra i pionieri della world music italiana. Sono 25 anni molto intensi in cui abbiamo cercato di portare un discorso contemporaneo allo stesso tempo locale. L'album, appunto, 1919, è prodotto col contributo di Puglia Sound. È proprio questo concetto di local. Nantes significa, come in salentino, vicino, intorno, e 19 è proprio un'espressione americana per raccontare un'epoca. È un modo per parlare un linguaggio degli anni 90 su delle tematiche degli anni 90, ma comunque contemporanee. E per presentare il nuovo album antologico non potevano mancare due tappe nella loro terra d'origine, la prima Corigliano-d'Otranto e poi il Medimex di Bari. Partire dalla Puglia è una cosa estremamente importante, è un po' il nostro percorso, no? Cioè ritornare alle radici e piano piano portarle in giro in Italia e nel mondo. Il vostro prossimo obiettivo qual è? E di raggiungere i più giovani, anche per questo che abbiamo fatto questo tipo di album, è un raccontare la storia passando dal classico, utilizzando un linguaggio compatibile con i nuovi linguaggi.